Ben ritrovati in primo piano il patrimonio della Sardegna. Un patrimonio culturale da scoprire è quello della Sardegna, che aderisce alle giornate europee del patrimonio con l'apertura di musei, parchi archeologici e luoghi di cultura. Le giornate europee del patrimonio, che è l'evento più importante a livello europeo, muove più di 20 milioni di visitatori ed è un evento partito nel 1985 e promosso direttamente dal Consiglio d'Europa. E ci chiede questo evento di riflettere su quello che è l'offerta culturale, quello che è la nostra eredità culturale, il patrimonio culturale che abbiamo nel nostro territorio, proprio per invogliarci a conoscerlo e essere in qualche modo partecipi di quello che noi abbiamo e di cui siamo in qualche modo i custodi. Nello specifico, anche la città di Cagliari, con la sua Basilica di San Saturnino, sarà protagonista di un fine settimana che vedrà l'isola coinvolta con una serie di iniziative, oltre 80 progetti, tra musei, comuni, archivi, biblioteche, fondazioni, associazioni culturali e cooperative. Qui a San Saturnino presentiamo gli eventi che riguardano questa sede. Principalmente abbiamo incentrato quest'anno le giornate europee del patrimonio sulla presentazione del Cammino di San Saturnino, che è un evento che è pienamente nel tema promosso dal nostro Ministero. Il Ministero quest'anno ha declinato le giornate europee del patrimonio con il tema Patrimonio in Cammino. Quindi partendo dalla presentazione del Cammino di San Saturnino, abbiamo inserito tutta una serie di eventi che si svolgono sia il 28 e il 29 per culminare poi il 30 di ottobre, che è appunto il giorno del Santo Patrono, dove insomma ci saranno le celebrazioni liturgiche proprio in questa sede. La Direzione Regionale Musei è l'istituto del Ministero della Cultura che coordina tutti gli eventi che riguardano le giornate europee del patrimonio. Quest'anno più di 80 eventi sono stati coordinati e con una serie di attori sia pubblici che privati di tutto rispetto. All'interno di questo sistema nazionale di musei sono stati organizzati tutta una serie di eventi che appunto ci permettono di godere del patrimonio culturale, soprattutto nelle giornate del 28 e del 29, con delle aperture straordinarie in serale, con degli eventi dedicati, sempre in qualche modo declinati con il tema del patrimonio in cammino. Il fine settimana permette così di riscoprire il patrimonio culturale della Sardegna e allo stesso tempo sottolineare l'importanza del turismo culturale per l'isola. Queste giornate fanno sì che la Sardegna venga rimessa al centro del Mediterraneo. Il centro del Mediterraneo, come è sempre stata sin dall'epoca preistorica e dall'epoca storica. E questo è un momento in cui proprio la riflessione sul patrimonio culturale, sulle relazioni che ci sono state in tutto l'arco dei millenni, ci porta a riflettere su come il patrimonio culturale può essere un'offerta che si affianca, anzi forse diventa anche più importante dell'offerta diciamo turistica tradizionale a cui siamo abituati, che è quella del mare. C'è la sensazione che i turisti capiscono che una volta arrivati in Sardegna c'è anche da vedere qualcos'altro oltre al mare? Sì, c'è una grande richiesta proprio di eventi culturali, soprattutto il turismo straniero. Gli stranieri quando vengono si ha l'impressione che siano anche più preparati di noi, sanno già che cosa andare a vedere, sanno già che cosa cercare, e li troviamo veramente in tutta la Sardegna con una richiesta, una fame di cultura che forse dobbiamo ancora in qualche modo indirizzare. Adesso la bellezza della Sardegna in autunno, vediamo. La Sardegna in autunno, spiagge da sogno semideserte, qualche sparuto stabilimento ancora aperto per passione, mare cristallino e una temperatura che consente ancora una nuotata refrigerante e tutto quello di cui c'è bisogno, lo scrive anche Lonely Planet, che elogia il vacanziere autunnale. Chi ha detto che le vacanze debbano finire a settembre? Per chi vuole inseguire un clima mite, gli ultimi raggi di sole, o vuole semplicemente abbandonarsi ai piaceri della tavola, godersi il riposo, la natura,
Una spiaggia isolata senza andare dall'altra parte del mondo, queste mete potrebbero ispirarvi. Ecco i viaggi da fare in autunno, sostiene uno dei più famosi siti dedicati ai viaggi e sembra proprio che parli della Sardegna, anche se fra i paesi elencati non si trova nulla sulla nostra splendida isola, che pure in autunno offre uno dei suoi lati migliori. Per fortuna c'è qualche sito che invece evoca la Sardegna come isola da visitare anche in bassa stagione. Visiti Italy, ad esempio, propone un itinerario che spazia dalla Gallura al sud dell'isola per conoscere da vicino i siti archeologici più importanti, partendo da Arzachena, dove si trova la tomba dei giganti di Quodduecciu, per poi arrivare magari a Sant'Antine e scendendo verso la 131 per Cagliari, tappa al Pozzo di Santa Cristina e infine via verso l'imperdibile loggia nuragica di Barumini. Lungo il tragitto basta guardarsi attorno per scorgere quasi dappertutto le torri erette dall'antico popolo dei Sardi e scoprire come l'isola non sia altro che un museo a cielo aperto, accessibile gratuitamente a tutti. I piccoli centri che si attraversano sono altrettanto accoglienti e poco costosi. Per chi vuole pernottare una notte e immergersi nell'atmosfera genuina di un mondo ancora legato alle sue antiche tradizioni, la Sardegna andrebbe sicuramente promossa, soprattutto in questa stagione. Adesso il progetto fotografico di NA100. La Sardegna della Blue Zone con i suoi volti e le sue storie in mostra al piano terra del Molo Imbarchi grazie alla collaborazione tra l'aeroporto di Cagliari e la fotografa Andrea Spiga. Fino a ottobre la zona Imbarchi ospita l'installazione di NA100 in cui 38 scatti raccontano 19 soggetti. I volti e le mani dei centenari sardi ritratti parlano della semplicità con cui è possibile attraversare un'epoca di grandissime trasformazioni socio-economiche senza perdere il senso di sé. Lo scopo è quello di stimolare in chi riparte dalla Sardegna la curiosità di tornare per scoprire la vera essenza di una terra unica. La mia passione per la fotografia nasce tanto tempo fa, quindi non è stato quando ho preso in mano la mia prima macchina fotografica, ma è stato veramente un fermare degli attimi attraverso il mio sguardo e quindi fotografare delle cose che in quel momento mi creavano emozione. La fotografia è forse il linguaggio più consono, comunque quello in cui mi trovo più a mio agio, proprio perché ho deciso di trasmettere, se riesco, delle emozioni attraverso le immagini. Questo progetto fotografico nasce da un'altra esigenza molto forte, che era quella di raccontare la longevità dal mio punto di vista. Gli studi che hanno portato alla scoperta di questa straordinaria Blue Zone, di questa straordinaria capacità che abbiamo di vivere a lungo, mi ha praticamente messo in condizioni di raccontare attraverso il linguaggio fotografico quello che è la longevità e quindi dei protagonisti di questo fenomeno molto interessante. Ho pensato una cosa, sono persone che prima o poi non ci saranno più e ho pensato che queste persone qualcuno doveva raccontarle, non solo dal punto di vista fotografico, quindi con le fotografie delle loro mani, dei loro visi, ma anche attraverso le storie di vita che hanno passato. Quindi sono persone che sono nate a cavallo di due guerre e quindi hanno tanto da raccontare, persone che magari hanno avuto comunque delle vite molto semplici ma anche molto difficili rispetto alle vite che comunque possiamo vivere adesso. L'obiettivo è sicuramente quello di fare una pubblicazione editoriale, certo,
Penso che sia comunque l'obiettivo che un po' ci si pone quando si fanno dei lavori di questo tipo. Mi interessa moltissimo l'aspetto culturale, l'aspetto sociologico e l'aspetto antropologico di questo lavoro, e quindi è quello che comunque voglio maggiormente sviluppare attraverso le fotografie e attraverso praticamente le interviste che faccio ai centenari. Perché una mostra qui in aeroporto? Innanzitutto non mi aspettavo che questa mostra potesse essere allestita nello spazio delle partenze, ed è un'ottima occasione per tutti i viaggiatori che comunque sono in attesa del proprio volo di fermarsi anche un attimo a guardare un pezzetto di storia della Sardegna che magari non conoscono, e di conseguenza sviluppare un po' di più questo tipo di conoscenza. Io ringrazio loro perché si stupiscono di avere così tanto successo, quindi mi accolgono come se mi avessero sempre conosciuto e come se fossi una di famiglia, e questo mi fa sentire parte della loro cerchia affettiva. E infine una bella intuizione letteraria. Vediamo di cosa si tratta. Ci sono e c'è Cagliari e la terrazza del bastione di San Remi, che scorta accoglie, ospita e coccola la 22esima edizione del Marina Café Noir. Un'idea, un'intuizione felice di cultura e pensieri, pensieri e cultura, di momenti e riflessioni tante, ma pure di festa, perché le autocelebrazioni, sorride e spiega Francesco Scanu, che insieme a Donatella Mendolia e Giacomo Casti rappresentano il tridente di una storia tutta nostra. È un progetto che entra nel cuore della città, nei quartieri storici, ci sono i libri, ma c'è tutta una serie di connessioni che forse tanti anni fa magari nessuno immaginava, invece adesso sono una realtà, una bella realtà. Una bellissima domanda e ovviamente mi fai riflettere sull'anagrafe, e dici bene, perché il festival nasce 22 anni fa esattamente nel cuore della Marina, poi ne è passata, come si suol dire, acqua sotto i ponti. Dopo la prima decade totalmente legata al quartiere, abbiamo deciso che era qualcosa che forse potevamo offrire alla città in senso lato, e quindi è iniziato un gioco divertente, a volte impegnativo, di anno in anno, di individuare degli spazi nuovi di città che potessero essere in qualche modo ripensati in senso collettivo e in senso culturale. Quest'anno finalmente il Bastione, che era uno dei nostri sogni da tanto tempo, e quest'anno, grazie anche all'amministrazione di Cagliari, siamo riusciti ad avere. Come sempre poi il festival si declina nelle sue tre giornate con ospiti internazionali, ospiti nazionali, ospiti isolani. Abbiamo questo contingente di musicisti e di attori straordinari che ci piace ogni anno coinvolgere. Un festival riduttivo, a definirlo così, una visione vera e propria, reale e meravigliosa, cresciuta nei quartieri storici, esportata e fruibile, sfida e scommessa insieme allo IED e ad altri tanti attori protagonisti, anche quelli che non saliranno sulle e sui palchi. E allora non c'è nulla di scontato, neppure nella domanda. Ci sono i luoghi, c'è innanzitutto la nostra città nella terrazza più bella dell'isola, come a volte con un po' di prosopopea ci piace dire, e poi c'è una riflessione che si declina dalla Sardegna e dalle questioni ecologiche enormi che abbiamo sotto gli occhi a questioni più ampie. Penso ad esempio al libro Decolonizzare la Palestina, che proporremo il venerdì, che è un saggio molto denso e molto interessante per capire, andando indietro nel tempo, che cosa significhi davvero vivere in Palestina. Incontri, trasversalità e linguaggi, felicità possibile è il tema scelto per questa edizione, perché spiegano, complici i registi, Associazione Ciurmo, di questo acronimo MCN, è entrato di diritto nel vocabolario delle cose belle da fare, vedere,
e ascoltare a Cagliari. E allora ecco il cartellone, sontuoso, di grande qualità. Dario Ferrari, Carlotta Vagnoli, Yu Ming 4, Valentina Mira, Saba Anglana, Maurizio Carucci e ancora Somdip Sen, Nana Wane, Abjay Bregan, Juan Carlos De Martin e Yomin Adegoke. A chiudere Alessandro Cattelan e Max Gazzè. Insomma, c'è da fare festa. E come? Ci fermiamo qui. Grazie e arrivederci alle prossime edizioni.